Come siamo divertente. Però sta ascoltando la musica e quindi non si è accorto di niente. Sono 20 gradi. Goditi finché puoi, che poi a casa ce ne sono 29 in casa. Eh sì. Però non si sta male adesso, dopo che ha fatto l'ultima temporale. No, ma perché comunque fuori alla sera adesso c'è una temperatura accettabile e quindi comunque si sta bene. Cosa fai? Mi fai passare in sul tornante? Oh! Che cazzo? Tu ringrazia. No, ma non mi ha fatto segno di passare. Mi ha mandato a fanculo. Tu sei sempre convinta che la gente cospiri contro di te. Ma è vero? Anche perché, scusa, mi metti la freccia prima del tornante, sei stronzo. Ma lui mica ci va in moto, che sa di dove puoi superare tu. Dai che ti sto aspettando. Poi quando rivediamo il video te lo faccio vedere. Dai che finalmente ho buttato questa statale, almeno qua due curve. Poi non posso tirare le marce perché mi arrestano, però almeno uscita di curva. Ci sono gli impianti qua. Si scia. Salve. Porca vacca, che freddo. Mi si appanna la visiera. Figa, se parlo sì, 18 gradi. Il faro? Adesso la sappiamo bene la storia del faro. Salve. Oh, praticamente siamo arrivati in cima all'Oberalp, dove c'è il faro posizionato più in alto. Non mi ricordo se è in Europa o nel mondo. C'è una panchina? Non c'era una panchina? No. Adesso ci sarà anche la mia moto in mezzo. Ma la mia no. Va bene qua? Sì, sei sull'asfalto. Che temperatura pungente. Comunque, cima dell'Oberal Pass, 2046 metri. Oggi c'è poca gente a differenza della volta scorsa. Ci facciamo due foto? Sì. Dai, spegni la Sony che ci facciamo due foto. A few moments later. Bene, siamo arrivati in cima all'Oberalp, dove c'è il faro più in alto, non si mi ricordo se dell'Europa o del mondo. Perché c'è un faro in cima all'Oberalp? Perché qualcosa spinge al Reno? Perché praticamente qua c'è la sorgente del Reno e alla foce del Reno in Olanda, mi sembra, c'era un faro uguale e qui ne hanno ricostruito uno in scala. Così c'è lo stesso faro all'inizio e alla fine del fiume. Cioè una roba... Olanda? Sì. Oh. Sembra che entri nel mare. Una roba poetica. Oh wow. More moments later. Bene, le foto qua all'Oberalp le abbiamo fatte. Adesso sono le 6 di sera e ci mancano un paio d'ore ad arrivare a casa, almeno. Sei contenta? Tu mi hai detto un quarto d'ora e siamo a San Gottardo, poi non ammetta. No, un quarto d'ora da Andermatt a San Gottardo. E da Andermatt? Da 10 minuti. Ok, già da 2 ore. Due ore? Non di più. Un paio d'ore. Bene, ci rimettiamo in moto? Sì. Ok. Ci rivediamo direttamente sopra le moto. 1 minute 37 seconds later.
Ce la fai? Ma che stai arando tutto il terreno? Ma che non è un aratro, è una moto. Non mi rompere i coglioni. No, aspetta che metto la musica. Tanto non ti sento più. Infatti lo so. Praticamente fans, ci si è spento l'interfono e quindi adesso non riusciremo più a comunicare. Dovremmo andare a gesti. Sei pronta? Salve! Salve! Adesso praticamente non abbiamo più l'interfono, quindi non si sa cosa ci diremo. Quindi adesso sarà tutta una sorpresa cosa dirà Luna. C'era già successo in Sardegna e ci avevate detto che il video era più divertente. Vedremo oggi che perle tirerà fuori. Ok, siamo ripartiti. E questa sarà una telecronaca in solitaria, perché mi si è spento l'interfono, che Eros non me l'ha ricaricato, giustamente, quindi io ho pulito tutta l'attrezzatura, lui però si è dimenticato di ricaricare il mio interfono, quindi vabbè. Andrò in solitudine per queste prossime 2 ore. Comunque ci sono 17 gradi, sono le 6 di sera e ci mancano almeno 2 ore a tornare a casa. Quindi niente, temperatura 18 gradi, molto pungente, freddo pungente. Basta, vediamoci le ultime curve perché poi saranno penso 1 ora e mezza buona di autostrada per tornare a casa. Siamo fuori dal tunnel, comunque io ho messo la musica, lei starà cantando da sola nell'interfono. Mette le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, tantissime mucche. Mi piace proprio pascolare a queste mucche. È appena passato il treno, infatti lo vedete là in lontananza. E credo proprio che magari lo riusciremo a riprendere. C'è anche il trenino, adesso lo vedremo che si infila nella galleria magari. Luna disse che sembrava un pene che si introduceva in una vagina. Bei momenti, bei ricordi. Eccolo! Trenino rosso. Bello, mi ricordo i miei ritorni a casa quando lavoravo, non avevo ancora la macchina. Avevo 19 anni, lavoravo, avevo fatto una stagione estiva in Svizzera, a Pontresina. Per tornare a casa praticamente avevo la stazione, la fermata del trenino rosso davanti al ristorante dove lavoravo. Allora prendevo il trenino, facevo tutta la strada da Pontresina fino a Tirano col trenino rosso. Quindi, che potete immaginare, non è un treno normale, ma va tipo a 3 all'ora, perché è turistico. Dopodiché arrivavo a Tirano, prendevo il treno normale, classico Trenord, e niente, arrivavo fino a Morvegno, che un tempo abitavo sopra Morvegno, paesino detto Vema, e niente, poi se mi andava bene qualcuno mi veniva a prendere, oppure, boh, non mi ricordo, bellissimi ricordi. Salve, salve. Inizia le curve quelle belle. Adesso dovremmo riuscire a ritrovare il trenino, se non è andato a ficcarsi dentro nella montagna. Questi curvoni sono molto belli, molto belli. Cioè in realtà l'Uberalp non è che abbia niente di così speciale, però le curve che salgono da questa parte qua sono tanta roba. Qua si vede giù tutta la valle, anche se ci fosse Eros saprebbe anche dirmi il nome, ma io non sono così interessata alla geografia, quindi non lo so il nome. Salve, salve. Iniziano limiti divertenti. Come siamo divertente. Però sta ascoltando la musica e quindi non si è accorto di niente. Curva con vasca da bagno. Sì,
siamo arrivati a Andermatt. Da qua sarebbe figo andare a fare il Furka e il Novena, ma sono già le 6:10. Sicuro se lo dico a Luna mi manda a cagare. Siamo arrivati nel paesino di Andermatt, pit stop per motociclisti e biciclettai, ma noi non abbiamo tempo. Se penso che domani mattina mi devo alzare alle 5 per andare al lavoro, penso che vomito. Però vabbè, qualcuno lo deve pur fare. Non Eros, perché domani è a casa in ferie, quindi beato lui. Salve. Passeggiando per Andermatt, 19 gradi. Oh wow. Oh, 60. Adesso questa strada... No, non me la ricordo. Mento. Ah, senso sì, forse sì. Mi viene il cavotto.